quello che lui fa è per evitare di cedere al costato e quindi di portare più peso dietro, lui ti scappa con la groppa in fuori e si mette un po' così, in questa posizione, capito? Sulla tua linea, ma blocca il costato. Vero, vero. Quando fanno questo, quello che tu devi pensare è uno, avvicinarsi un po' di più alla sella e due, usare un po' di più la gamba esterna. Quasi togliere o mettere molto leggera l'interna e azionare l'esterna. Perché quello che lui ha di problema è che poi in curva, quando si posizionano così sul lato lungo, in curva tendono a far questo, capito? A scapparti in fuori con la groppa. Quindi, soprattutto tu che fai salto, vai a perdere tempo, ma forza. Eccessione alla gamba destra fino a prima di E. Non testa, parliamo di cessione alla tua gamba. Tutto il corpo si sposta, non solo la testa. So, brava, se, cam, cam, cam. È sempre trotto. Al movimento in avanti aggiungi un po' di laterale. Via, di lato, se, cam, 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 cam. Batti la sella. Là, di nuovo, qua, guarda, e di lato. Di lato, cam. Di là, devi raggiungere la pista. Se, so. La due gambe spingono in avanti, la destra piano sposta su. Due gambe hai, lui ha due lati, brava. Due gambe, la destra lo spinge anche di lato. Due gambe, due gambe. Anche se fanno poco, meglio poco fatto bene che tanto fatto con la mano. Ma io ho trovato 10 ragazzi estremamente educati, estremamente collaborativi, si sono forse un po' stupiti per la semplicità del lavoro, però credo che abbiano capito che la cura del dettaglio è la cosa fondamentale, il giro di boa. Non è quante cose difficili riesco a fare, ma come sono preciso nel fare le cose di base.